In occasione del quarto incontro del corso diocesano di formazione nella chiesa dei Santissimi Simone e Giuda, Don Erio Castellucci ha affrontato il tema lode, ringraziamento e domanda, la fede pregata. La preghiera secondo me va inquadrata nel concetto dell'amicizia, come un'amicizia si coltiva dialogando, cercando il contatto con l'amico, così la preghiera serve per mantenere la consapevolezza della presenza di Dio, che è quello che cambia la vita. A noi viene molto più semplice chiedere piuttosto che lodare. Lodare è gratuità totale, mentre chiedere comporta qualche interesse. Quindi, siccome siamo anche molto immersi, soprattutto in Occidente, in un clima di efficienza, di risultati, allora noi andiamo al sodo, chiediamo. Mentre invece lodare vuol dire mantenere la consapevolezza che Dio è grande e che ci ha già dato tanti doni, prima ancora che noi glieli chiediamo. La preghiera per un certo verso si può dire è spontanea, quindi anche i giovani pregano, però se non vengono educati pregano semplicemente per chiedere come faremmo tutti se non fossimo educati. Sabato, confessando un bambino di prima comunione, gli ho chiesto: tu preghi mai? E lui mi ha detto sì, prima delle verifiche. Questo viene abbastanza normale, no? Ma preghiera di lode e di ringraziamento invece non viene spontaneo. Quindi, se si educano a vedere Dio come un amico, allora viene anche più facile coltivare una relazione nella preghiera. Se invece Dio è solamente un distributore di grazie, lo si prega solo per chiedere. C'è una preghiera che lei personalmente considera la più bella? E qual è appunto? Forse è un po' scontato, ma è sicuramente il Padre Nostro. Adesso stasera proverò a commentare il Padre Nostro. Oltre al Padre Nostro, mi piace molto il Salmo 138, che inizia: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. E a un certo punto dice: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Allora, quando dico quel salmo, mi viene un po' da ridere perché mi sento tutto fuorché un prodigio. Però, evidentemente, se Dio ci fa dire così, vuol dire che per Lui siamo dei prodigi. Perché è una preghiera che dà molto coraggio. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.